centro storico di Sant'Angelo Lombardi, è una zona perimetrale con, chiamata Dietro le Mura. Ci sono una serie di porte che danno una veduta straordinaria, molto bella. Questa fa vedere addirittura i Monti Alburni del Salernitano. La cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi è dedicata a Sant'Antonino Martire. Sant'Angelo Lombardi è sede vescovile, per cui è cattedrale. È stata realizzata intorno al 1400, ha avuto gravi danni dal terremoto, è stata ricostruita e conserva la memoria, la storia, le tradizioni della comunità sant'angiolese, ma di tutto il circondario. Si chiama Porta San Pietro quella. E tutta questa vallata si chiama San Pietro. Questa invece porta San Michele, perché introduce nella città di San Michele, perché Sant'Angelo Lombardi fu fondata dai Longobardi. Tu sai, i Longobardi, il loro protettore è San Michele. Quando scelsero di essere cattolici, dal dio Odino passarono, che era un guerriero, a San Michele, che con la spada invitava al dio Odino. Va bene. Quindi questa chiesa ha gli ingressi verso occidente, ma i fedeli sono rivolti verso oriente, verso la Gerusalemme. Questo è il castello che dominava tutta l'alta valle dell'Ofanto. Fu realizzato dai Longobardi, la prima postazione, la prima torrione, che serviva appunto per controllare i confini tra il Principato Ultra e il Principato Cisra, che proprio sono qui ai margini di Sant'Angelo dei Lombardi. Poi è diventata una piccola struttura, poi fortezza, poi un palazzotto signorile, negli ultimi due secoli gestito dalla famiglia imperiale, che acquisì anche il titolo di Principi di Sant'Angelo dei Lombardi. Il Poggio Imperiale, quella cittadina che sta nel Foggiano, a nord della provincia di Foggia, fu fondata dal Principe di Sant'Angelo Lombardi, Placido Imperiale.